Nulla da fare per la Miternina contro la capolista del girone F di Serie D, l'Alma Juventus Fano, seguita oggi al comunale di Scoppito da un centinaio di tifosi. Oltre alla forza dei marchigiani, squadra che punta alla conquista della promozione in Lega Pro, la Miternina si arrende per 2-0 anche grazie a due errori clamorosi in fase difensiva. Inoltre, i ragazzi di Mister Angelone, oggi in tribuna per scontare la prima giornata dei due turni di squalifica e sostituito in panchina da Cola, sono anche sfortunati, visto che sullo 0-0 hanno colpito una traversa con Torbidone che poi ha calciato fuori un calcio di rigore che poteva riaprire la gara. Comunque Granata Marchigiani, dopo un avvio stentato, hanno dominato la partita. Per la cronaca, all'ottavo De Matteis lancia a Torbidone che di sinistro, di collo pieno, colpisce la parte bassa della traversa. Dopo il quarto d'ora è il Fano a prendere in mano la partita. Al ventesimo, punizione da sinistra di Borrelli a centro aria, va di testa Gucci, schina, blocca in due tempi. Il finale del primo tempo è tutto di marca marchigiana. Al ventinovesimo, sugli sviluppi di un corner, Sivilla conclude di destro, ma sulla linea di porta salva e allontana De Matteis. Due minuti dopo arriva il primo gol degli ospiti. Erroraccio in disimpegno di Marco Tullio con palla regalata a Gucci che dai 20 metri fulmina schina insaccando sotto la traversa. Nella ripresa è sempre il Fano a menare le danze e così al quarto Di Ciccio, nel tentativo di bloccare Gucci, infila la propria porta regalando il doppio vantaggio ai Granata. Passano 4 minuti ed è Sivilla a impensierire schina, ma il tiro finisce al lato. Al 31esimo Noda riatterra in area Torbidone, bravo a procurarsi il rigore dopo un dai e vai con De Matteis. Purtroppo Torbidone scivola al momento di calciare il penalty e la palla è alta sulla traversa. Infine al 49esimo diagonale di De Matteis, ma è bravo Ginestra a respingere. Sapevamo di incontrare una squadra forte candidata alla vittoria finale. Noi ci siamo opposti con i nostri mezzi, i ragazzi hanno fatto una buona partita, è un po' di tempo che gli episodi ci vengono a sfavore e speriamo di incontrarli, di incontrare degli episodi a favore. È indubbio che se avessimo messo il palo che abbiamo preso, avessimo trasformato in rete, la partita cambiava, però potevamo perderlo ugualmente. Il rigore, il ragazzo ha calciato ed è scivolato come un drop alla rugby e per cui la partita è andata così. Però non abbiamo nessuna recriminazione perché abbiamo incontrato una squadra forte, ben messa in campo, che ha la titolarità secondo me per arrivare fino in fondo. Diciamo che è stata una partita con un po' di difficoltà nella prima parte, poi la squadra ha trovato le giuste misure, è andata in vantaggio, a inizio ripresa ha chiuso la partita, forse pensava che fosse già finita, magari anche le condizioni del campo non ci hanno aiutato, però non dobbiamo commettere quello che abbiamo fatto oggi, di pensare che sul 2-0 le partite siano finite. È stata brava la Miternina a cercare di ritornare in partita, ci poteva stare con il rigore che ha sbagliato, fortunatamente per noi questo non è successo, però tutto sommato penso che sia un risultato ineccepibile.